La prima cosa che la scuola deve fare è formare la persona. Poi quella persona si specializzerà come vorrà, no? La storia è formativa perché ci insegna che il tempo, e qui questo festival è intitolato La Storia, quindi mi fa piacere dirlo qui, il tempo è un filo ininterrotto. Non ci sono fratture vere, noi siamo obbligati a classificare, quindi a chiamare i periodi, eccetera, ma in realtà le cose sono concatenate e lo scopo principale, secondo me, del nostro mestiere è quello di ricucire questo filo. E ricucire questo filo significa trovare come delle cose avvenute millenni fa hanno un senso anche per noi, ma non perché le trasformiamo, le accostiamo o le facciamo diventare un'altra cosa, ma semplicemente perché questo filo non si interrompe e noi lì troviamo quello che, diciamo, è stata chiamata, definita in anni recenti la storia profonda, la deep history, cioè la storia che affonda nelle radici, nelle origini delle cose, le origini dei fenomeni, e quindi cerca i nessi tra questi fenomeni, capire le cause, perché questo è un altro aspetto che è scomparso, sta scomparendo dalla nostra cultura, a lavorare sulle cause. Voi lo vedete anche adesso, no? Queste tragedie delle guerre che stanno succedendo, ma voi avete sentito qualcuno andare a fondo a dire perché questa cosa è successa? Cosa c'era dietro, prima, molti anni fa? Niente, sparito, no? Si parla di quello che sta accadendo adesso. E invece capire le cause significa capire le cose, capire il mondo. Quindi per questo motivo, diciamo, questo è quello che mi ha spinto, no? Allora, il punto era, ovviamente, adesso provo a... Ecco. Quindi come attraverso gli oggetti, perché io poi sono una preistorica, diciamo, quindi non ho testi, non lavoro sui testi, che però è una sfida per un certo verso interessante, perché uno... Abbiamo forse meno dati di chi lavora su periodi più recenti, ma abbiamo la necessità di ricomporre questi dati in un panorama universale, cioè molto globale, perché altrimenti non capiamo niente, no? Quindi siamo obbligati a cercare di fare una ricostruzione globale di quei momenti, di quei periodi, di quelle fasi, eccetera. L'altra è che lavorare sugli oggetti significa non avere filtri. Non avere chi ti racconta dalla sua epoca come vede le cose o come le vedeva. Noi abbiamo le cose e da quelle cose dobbiamo cercare di capire che cosa significano e che cosa ci raccontano, cosa riflettono quelle cose, no? E infatti per questo l'ultima frase che ho messo qui nella slide è una delle frasi che ho messo nell'ultimo capitolo del libro, che mi sembra molto interessante, una frase di Kierkegaard: la vita può essere capita solo all'indietro e va vissuta solo in avanti. Cioè questo ci spiega come questa connessione, questo filo del tempo ricucito ci può aiutare a vivere il nostro presente e anche a immaginare un futuro. E l'altro, quindi, perché? Come facciamo dal passato a risalire al futuro? Come ho detto prima, studiando le origini, le cause e i nessi tra i fenomeni, no? E questa anche, che l'ultima che ho messo è un'altra frase che spesso ho citato perché mi piace molto, è letteraria, cioè viene da un romanzo di Margaret Atwood, che la storia non si ripete ma fa rima con se stessa. Cioè la storia non si ripete, non avrete mai lo stesso avvenimento, ma il ritmo, le dinamiche, i meccanismi, quelli sì, li potete capire anche da quello che è successo in passato. E quindi, dai frammenti, come facciamo? La prima cosa è ricostruire i contesti. Cioè, ovviamente, noi abbiamo degli oggetti, dei frammenti, appunto, anche in realtà spesso molto frammentarie, ci mancano tante cose, perché quello che resta è quello che si è salvato. E dipende da cose che non sono scelte, sono casuali, cioè per esempio la natura della materia con cui ho fatto l'oggetto, alcuni oggetti si conservano, altri no, e il tipo di distruzione di quell'abitato, incendi, crolli improvvisi, abbandoni, ovviamente cambia il tipo di realtà che ci rimane.
Quindi, appunto, da tutto questo ho pensato di provare a raccontare queste cose in questo libro, anche provando a cercare quelli che erano i temi che, di carattere generale, che potessero interessare tante persone, non solo gli specialisti di quella disciplina, però necessariamente a partire, perché questo è l'altro aspetto, il rigore, cioè l'avere sempre il riferimento ai dati veri, non l'immaginazione e la creatività nella ricerca è fondamentale, ma deve partire dal rigore dei dati. Su quello si costruisce, si immagina, si fanno errori e si correggono gli errori, ma se non si parte da quello è tutto sbagliato, no? Quindi parto necessariamente dal sito dove io ho lavorato per tantissimi anni, lavorato anche in altri posti, in Egitto, in Messico, però questo è il posto dove ho lavorato quasi tutta la vita, per più di 40 anni, e per 30 anni ho diretto questo progetto. Quindi ho costruito, diciamo, la procedura, il procedimento delle attività. E un punto importante era che questo sito in realtà si trova in un'area del mondo che ha, oltre che essere di per sé il cosiddetto Vicino Oriente, un'area che, come tutti sanno, questo sì, sin dalla scuola, insomma, è stata una sede di gestazione di fenomeni primari, la nascita dell'agricoltura, la nascita dell'urbanizzazione, dello Stato, eccetera, ma perché si trova in un punto importante che è all'incrocio di tante diverse civiltà, quindi riflette e nello stesso tempo partecipa, cioè interagisce con queste civiltà, quindi dando la possibilità di avere uno sguardo ampio, di uscire dal sito e guardare anche altre cose. Fra l'altro ha una storia lunghissima, questo che vedete è un tell, cioè è una collina stratificata, alta 30 metri, che è solamente archeologica. Cioè quello che vedete non è niente di naturale, si è formata per il sovrapporsi di abitati uno sull'altro nel corso di millenni. E i millenni sono tanti, cioè a partire almeno dal quinto millennio a.C. arrivare fino all'età bizantina. Le interruzioni sono solo alla fine, fino all'età del ferro è una storia continua, senza interruzioni. Allora, partendo da tutto quel lavoro fatto in quel sito e ovviamente poi inquadrato in tutto il resto che vi ho detto, come potevo raccontare, quali erano, prima di tutto il metodo, come fa l'archeologia a ricostruire la storia su tematiche che vedrete sono quelle che io ho scelto per il libro, che sono, forse a volte mi domandavo, forse anche sono un po' presuntuose, nel senso grandi temi, no? Però era una sfida, no? E l'altro i contenuti, appunto quali temi. Quindi il metodo, prima di tutto, come ho detto, il rigore, e prima di tutto ricomporre i contesti. Quindi quello che noi troviamo sono frammenti, appunto, nel caso nostro spesso in condizioni ideali per l'archeologo, cioè distruzioni violente, con strutture in mattone crudo, quindi di terra, che crollando hanno coperto tutto quello che c'era, salvandolo, lasciandolo lì sotto, perché chi veniva dopo e ricostruiva non sgombrava perché non gli conveniva, buttava altra terra e ricostruiva sopra, quindi rimangono sigillate le cose, no? Però rotte, ovviamente frammentate, quindi da quello tu devi ricostruire tutto l'insieme. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto, io ci tengo a dirlo perché è una cosa che porta via tantissimo tempo, ma è fondamentale. Su quei frammenti, quelli che noi consideriamo in situ, cioè sul pavimento, quindi che realmente stavano lì, perché poi ci sono quelli buttati dentro dopo, eccetera, abbiamo disegnato e numerato ogni singolo frammento, che poi andando al restauro si ricomponevano questi vasi e dalla dispersione di questi frammenti si poteva risalire alla posizione che avevano in origine. Anche abbiamo potuto ricostruire anche dei secondi piani, cioè questo ci ha permesso di ricostruire, perché è importante, ci ha permesso di ricostituire appunto i famosi contesti, cioè la funzione delle stanze, cosa c'era dentro una stanza, cosa c'era dentro un altro, come era organizzata la vita di quelle famiglie o di quella comunità. E quindi a partire da tutto questo lavoro
e a partire dal fatto che comunque io ho lavorato e ho presentato un'area del mondo che conoscevo, diciamo, ampia, con tanti paesi, ho provato a toccare soprattutto il mondo mesopotamico, che è quello con cui Atlantepè è collegato, ma anche l'Anatolia e in parte velocemente un po' anche l'Egitto dal punto di vista comparativo. E quindi quali temi? I temi che mi sembrava venissero fuori con dati più interessanti, e che interessanti per me, perché penso di poter dire delle cose che sono utili, insomma, che sono non necessariamente scontate, ma interessanti per tutti. Quindi prima di tutto l'origine della famiglia, perché noi sentiamo oggi dire la famiglia naturale non esiste. Ci sono tante famiglie, ci sono state tante famiglie nella storia e ci sono anche periodi in cui la famiglia non aveva nessun peso, non esiste, non che non ci fossero uomini e donne che si accoppiavano e avevano figli ovviamente, ma non aveva un peso sociale. Quindi volevo provare a far vedere come è cambiato nel tempo il concetto di famiglia e il ruolo della famiglia nella società. Scusate. Poi ovviamente le disuguaglianze che sono collegate alla al tipo di struttura familiare, come vedremo, e da quello il potere politico ed economico, lo Stato e la città, ovviamente gli aspetti collegati, quindi come nasce e che peso ha la specializzazione del lavoro, gli scambi eccetera. E poi l'ultimo capitolo, che non è proprio l'ultimo del libro, perché nell'ultimo del libro parlo delle lezioni per il presente, cioè cerco di ritirar fuori da tutto questo su che cosa possiamo riflettere, è quello dei confini, che mi premeva molto, perché è un tema molto attuale. Non ci sono sempre stati i confini nascono con lo Stato, quando c'è un'unità politica che deve stabilire fin qui io posso ottenere tasse, lavoro, tributi, e da lì in poi c'è un altro. Quindi, ma non sono sempre esistiti, cioè il confine è un concetto politico che nasce ad un certo punto. Quindi l'identificazione dei popoli, delle comunità, col territorio, cioè con la terra in cui vivono, non è sempre uguale. Ci sono, ma ancora oggi etnograficamente note, ci sono popolazioni che si identificano con la propria etnia, con la propria comunità, con la propria tribù, non con la terra dove vivono, e quindi si muovono liberamente. E quello che volevo far vedere è come in questi periodi che io ho studiato, soprattutto quarto e terzo millennio, avanti Cristo, il diverso modo in cui questi movimenti di popolazione diciamo creavano integrazione tra i gruppi che si collegavano, che entravano in contatto, o rifiuto, come sta accadendo oggi, le conseguenze di questo, le conseguenze quando c'è stata integrazione e le conseguenze quando c'è stato rigetto. Allora, sulla famiglia, velocemente, perché non vi sto a raccontare il libro ovviamente, ma proprio i punti essenziali, cioè quello che vi dicevo prima, ci sono comunità nel Vicino Oriente, soprattutto pre-agricole, ma anche alcune nelle fasi, diciamo, del Neolitico già pieno, per varie ragioni, insomma, in cui appunto, come questo è l'esempio che vedete qui alla mia destra, è un caso etnografico contemporaneo dall'Africa che è stato usato da Kent Flannery come elemento di confronto con i siti che invece sono archeologici e che vedete sull'altro lato, che sono delle fasi del pre-neolitico o dell'inizio del neolitico nel Levante. Quindi sono queste capanne circolari, piccole, abbastanza piccole, cioè presumibilmente lui fa quel confronto proprio perché in quelle capanne del villaggio africano in ogni capanna vive una persona, o un uomo o una donna, non la famiglia, quindi o la donna coi figli o l'uomo magari con la capra, quindi non c'è l'unità residenziale unica della famiglia. Quindi quello che conta è la comunità nel suo complesso, è il gruppo, non è la singola unità familiare. Mentre invece con l'affermazione dell'agricoltura, e quindi con la sedentarietà e col legame con la terra che andava coltivata, e quindi se tu pianti devi poi avere la possibilità di
avere diritto al raccolto, no? Quindi si creano questi nessi di proprietà, di possesso, chiamiamolo come vogliamo, e la famiglia comincia ad avere un ruolo, perché nell'agricoltura lavorano le donne e lavorano anche i bambini. Quindi l'unità sociale è anche unità economica e comincia ad avere un ruolo. E nascono questi villaggi con case rettangolari, cioè nasce la casa rettangolare con più stanze adibite a diverse funzioni della famiglia. E nascono i villaggi, compatti spesso, in cui si possono riconoscere le unità familiari anche quando sono agglutinate, e anche tutta una simbologia, come in questo caso famoso di queste statuine dell'Anatolia centrale, cioè Talyuk e Agilar, in cui vedete è enfatizzato il ruolo della donna come procreatrice. Perché? Perché i bambini erano una ricchezza. Erano braccia da lavoro, non solo bocche da sfamare. Nelle società di nomadi le nascite sono spesso controllate, perché non si possono avere tanti figli, diventa un intralcio, ma nelle società agricole no, è il contrario. Noi lo vediamo anche nelle nostre società contadine di pochi decenni fa, si facevano tanti figli, no? Perché comunque i figli sono... E anche l'espressione simbolica sottolinea questo aspetto, no? E questo sistema continua in Anatolia anche dopo, anche nel Calcolitico, cioè nel quarto e quinto millennio, e nel terzo millennio, nell'età antica età del bronzo. Cioè il modello è quello dell'unità familiare, che è unità economica e sociale, e che continua questa stessa tipologia di villaggi. In Mesopotamia settentrionale, invece, c'è un ambiente naturale molto diverso, in cui ci sono montagne, le montagne del Tauro, cioè iniziano le montagne dell'Anatolia, e ci sono le pianure steppiche della Siria e dell'Iraq settentrionale, la cosiddetta Gesira, quindi con risorse di tipo molto vario. Quindi io credo, questa è una mia interpretazione, che però il dato che vediamo è che in quest'area sorgono, ecco, queste sono un po' delle immagini di questi paesaggi molto differenti tra loro, che compongono questo insieme, in cui ancora nel Neolitico, la cosiddetta cultura di Alaf, noi troviamo le case circolari e troviamo la comunità come unità base, non la famiglia. Perché? Perché io credo che, cioè lo sappiamo, abbiamo i dati, ecco, non sto inventando nulla, però poi l'interpretazione ovviamente è mia. Io penso che dovessero organizzarsi con delle specializzazioni di gruppo, cioè noi archeologicamente troviamo dei villaggi in cui c'è una fauna, cioè animali, ossa animali, che ci rivelano una caccia prevalente al 90%. Cioè specializzati nella caccia alla gazzella, o altri nella caccia all'onagro, altri ancora invece comunità agricole, altri ancora pastori. Quindi quello che presumo io è che si crea questo insieme in cui ogni comunità si specializza in qualche cosa e si scambiano i prodotti, ma tra comunità di uguali, non parliamo ancora di disuguaglianze, sono fondamentalmente egalitarie. In Mesopotamia meridionale è tutta un'altra storia, quindi questo per farvi vedere come i percorsi, cioè non c'è un'unica linea. Io quando dicevo il filo del tempo ha al suo interno tanti fili che vanno in direzioni diverse, che si intrecciano tra loro, ma anche non si intrecciano, vanno parallele, ed è nostro compito e capacità quella di guardarli dalla prospettiva in cui siamo ora, cercando di comparare anche i fili che non si toccano. In Mesopotamia meridionale, come dicevo, l'ambiente naturale è completamente diverso, ma anche qui c'è una grande varietà, enormi pianure adatte alla cerealicoltura, zone acquitrinose adatte all'orticoltura, montagne adatte invece alla pastorizia nelle aree perimetrali, diciamo, degli Zagros. Però il clima è molto arido, queste zone sono intanto molto più vicine tra loro di quanto non fossero in Mesopotamia settentrionale, cioè sono proprio nicchie ecologiche. E c'è un altro problema grosso, che è la forte aridità, il clima caldo e arido, quindi con rischi di siccità molto elevati, che hanno richiesto l'irrigazione. Quindi l'acqua dal sottosuolo, poca acqua dalla pioggia, molta acqua dal sottosuolo, che venendo canalizzata
consentiva di irrigare i campi e di ottenere una produzione crescente, agricola soprattutto. Quindi perché lo dico? Perché questo secondo me è alla base di un diverso modello di società, in cui noi vediamo grandi case tripartite, cosiddette tripartite perché hanno una sala centrale comune e poi delle ali laterali simmetriche, molto grandi, che secondo me erano case per famiglie estese, famiglie allargate, quindi non la famiglia nucleare, padre, madre e figli, ma i figli dei figli, i fratelli, le sorelle, cioè grandi famiglie allargate. Questo sistema probabilmente è più adatto a gestire le difficoltà di quell'area, ma nello stesso tempo crea un sistema familiare, cioè di discendenza, cosiddetti kinship, regole di discendenza, che probabilmente hanno portato prestissimo alla nascita delle disuguaglianze. Disuguaglianze sociali all'inizio soltanto, cioè per esempio, io non lo so come avveniva, ovviamente non ho idea, ma conosciamo casi etnografici in cui la primogenitura, per esempio, è una posizione di status più elevato. Cioè il figlio primogenito ha più diritti e più potere degli altri, no? Quindi questo crea un sistema differenziato, articolato in strutture differenti che diventeranno via via vere e proprie classi sociali. Quindi la società che tende alla disuguaglianza, e questo lo vediamo anche per esempio in alcuni villaggi già nel quinto millennio avanti Cristo, in cui vediamo quella che ho colorato in grigio, una casa più grande delle altre, ma non solo più grande delle altre, con delle caratteristiche particolari, per esempio i contrafforti alle pareti, quindi un certo tipo di decorazione, e poi la presenza di due cose fondamentali in questa casa, solo in questa casa, cioè sotto i pavimenti di questa casa c'erano perlomeno 65 sepolture di bambini e di infanti. Quindi è come se la comunità seppellisse i propri bambini morti in relazione a quella famiglia che era la famiglia capostipite, la famiglia che rappresentava la comunità intera, quindi gli dava un grande status, un grande, non dico potere ancora, ma comunque una posizione sociale privilegiata. E poi all'interno di quella casa si sono trovati anche in un vaso tanti di quei gettoni, vedete quei gettoni d'argilla che noi chiamiamo tokens, che sono dei contatori. Si sa poi per quello che succede dopo, diventano il primo strumento di conteggio che poi si trasferirà anche nella scrittura. Quindi in quella famiglia evidentemente si svolgevano transazioni di un qualche tipo, no? Quindi quella famiglia ha un ruolo diverso dalle altre, pur essendo le case, e poi le case sono separate, vedete, non sono agglutinate come nei villaggi anatolici, cioè ogni famiglia si deve distinguere, deve essere ben differente, ben riconoscibile. È in questo contesto che nascono i templi, quindi delle strutture che hanno una somiglianza con la casa ma non sono uguali, cioè la sala centrale è molto più grande ovviamente perché deve ospitare chi va, le sale laterali sono molto più piccole perché sono stanze di servizio, non sono stanze abitate. Quindi però la nascita dei templi in Mesopotamia meridionale è un fatto essenziale per capire le dinamiche con cui nasce anche il potere. Noi poi nel quarto millennio avremo la famosa città di Uruk, in cui c'è un'area templare immensa, che ha 6 ettari solo l'area templare, chiamata area templare, in realtà c'è di tutto, cioè ci sono grandi templi ma ci sono anche cortili, zone di rappresentanza, cioè è l'area del potere. Quindi in questo contesto, ecco queste sono immagini più dettagliate, in questo contesto nasce veramente il potere, perché nasce un'ideologia gerarchica del mondo che è anche rappresentata nell'arte, nei sigilli, ma anche in questo famoso vaso che voi vedete, il famoso perché era stato rubato quando c'è stata la guerra in Iraq e poi è stato recuperato, eccetera, è molto noto ormai. Questo vaso di alabastro, che vedete ha rappresentati nei vari registri, sotto c'è l'acqua, poi ci sono le piante, gli animali, gli uomini qualunque e poi il capo, diciamo il re prete cosiddetto, e la divinità sullo stesso registro.
Quindi c'è una chiara, diciamo, rappresentazione di come vedevano il mondo. È in questo contesto che nasce anche l'amministrazione, perché queste autorità, in quel contesto anche ambientale e familiare, amministravano i beni primari, cioè l'agricoltura, i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, e forse anche delle terre, forse anche mezzi di produzione, cioè si appropriano di mezzi di produzione e di prodotti che poi redistribuiscono a chi lavora per loro. Quindi si crea per la prima volta il lavoro che potremmo dire, tra virgolette, salariato, cioè l'alienazione del lavoro, delle persone che sono costrette a vendere il proprio lavoro per poter sopravvivere. E quindi, come dicevo, la contabilità ovviamente che è l'amministrazione legata a queste transazioni, quindi i primi segni pittografici. Vedete che uno dei segni in modo interessante è proprio la razione, no? Il segno di razione, cioè la testa con la ciotola. E in questi contesti, ma non solo lì, poi in tutta la Mesopotamia allargata, anche ad Atlante Pè, noi abbiamo una quantità di ciotole prodotte in massa che servivano proprio a distribuire pasti. Anche le rappresentazioni di sigilli ricalcano questo, cioè abbiamo rappresentazioni in cui ci sono offerte al Tempio, quindi si invita, diciamo, ideologicamente la gente a portare al Tempio, e poi quella in basso invece è l'imposizione della forza, cioè per la prima volta vediamo rappresentata questa figura del cosiddetto re prete con la lancia, quindi con lo strumento del potere violento. E nascono le città. Adesso non mi soffermo su questo perché non potrebbe essere, ma è uno dei capitoli anche nel libro. L'urbanizzazione in che nasce in quell'area e poi si diffonde in alcune zone, non in tutte, dove era possibile, e in che modo la nascita della città si collega alla specializzazione del lavoro, allo scambio interno, a tutta una serie di fenomeni che rendono la società diversa e in modo irreversibile, cioè non si torna più indietro, secondo me, quando si arriva a un sistema veramente urbano. E nasce la Grande Mesopotamia, cioè questo sistema si allarga anche al nord, dove non c'era questa società disuguale, e la società disuguale prevale. E noi cominciamo ad avere anche al nord villaggi, come vedete, con le case tripartite, copiate, diverse, diciamo interpretate localmente, ma sul modello di quelle mesopotamiche, con la casa principale, con i templi, con le ciotole prodotte in serie, con le cretule, cioè le impressioni di sigillo, le tavolette numeriche, eccetera, eccetera. E anche la città nasce anche nelle zone del nord dove era possibile, cioè dove c'erano la possibilità di mantenere e nutrire una popolazione urbana ampia. Il caso di Atlante Pè è completamente è in parte diverso, ed è interessante perché ti fa vedere come un certo modello, nel momento in cui diciamo emigra ad un'altra zona, viene adattato. Quindi noi qui abbiamo ad Atlante Pè la nascita dell'elite, abbiamo la comparsa di edifici d'elite sulla sommità del Tell, mentre la gente comune viveva nelle periferie, nei dintorni, e soprattutto abbiamo la comparsa di due templi, uno molto insomma in gran parte tagliato poi dalle strutture successive, uno più o meno riconoscibile, che è tripartito, ed è l'unica struttura tripartita che c'è ad Atlante Pè. Quindi questo è un modello mesopotamico, ripreso dal mondo mesopotamico, ma anche il sistema è ripreso dal mondo mesopotamico, cioè in questo tempio c'erano migliaia di ciotole prodotte in serie e centinaia di impressioni di sigillo. Quindi si distribuivano pasti in forma cerimoniale. Però il sistema era quello, funzionava in quel modo. Quello che succede ad Atlante Pè è che molto presto, proprio perché era un'altra società non così stratificata, molto diversa nel suo sistema, i templi vengono abbandonati, non sono distrutti violentemente. È uno dei pochissimi casi in cui noi abbiamo delle strutture che sono proprio abbandonate, ci sono le evidenze archeologiche di questo, no? Cioè un abbandono lasciate così e invece si costruisce un'altra cosa completamente diversa, e questa è la novità, è l'innovazione che si introduce in quest'area, che ha fatto sì che adesso anche il sito nel 2021 è diventato sito UNESCO Patrimonio dell'Umanità, perché ha restituito queste strutture anche in uno stato di conservazione eccezionale, che costituisce il primo esempio conosciuto, almeno per ora,
di un vero e proprio palazzo, palazzo pubblico, in cui ci sono sì due templi, ma piccoli e non frequentati dalla gente comune, solo da pochi. Ci sono però magazzini, aree di rappresentanza e quello che qui vedete, io ho scritto edificio delle udienze perché non ve lo posso adesso dire in dettaglio perché non abbiamo tempo, però è molto interessante perché è un grande edificio alla fine del corridoio d'entrata e del cortile in cui noi abbiamo le evidenze di una piattaforma su cui probabilmente c'era un sedile perché abbiamo trovato il legno di ginepro in forma con diametro non da travi del tetto ma piccolo, quindi da mobile, che guardava al cortile e due pedanette di fronte. Quindi dove la gente si andava a parlare, a omaggiare, non sappiamo. Però laico, cioè non c'è niente di religioso, non c'è più niente di religioso. Tutto il rapporto col pubblico c'è nei magazzini. Cioè è nei magazzini e quindi nell'area di lavoro e delle transazioni, diciamo, sul cibo, che c'è la relazione principale con le persone, con la popolazione, non più nei templi. Quindi cambia proprio il concetto, no? Dura un po', ma poi molto poco dura e subito dopo loro inventano un sistema diverso, pensano di poterlo fare. In realtà non ci sono riusciti perché era troppo presto, cioè il consenso religioso serviva come quindi poi sono miseramente crollati, va bene. Però il sistema era questo, cioè gente che andava a prendere cibo nei magazzini, apponeva il sigillo, c'erano dei funzionari che registravano tutto questo e noi abbiamo le prove, grazie a uno studio di più di 20 anni condotto dal nostro gruppo e da Enrica Fiandra, su queste migliaia, abbiamo più di 6.000 frammenti di cretule, cioè di impressioni di sigillo, con più di 220 sigilli diversi impressi sulle cretule. I sigilli non ci sono, ci sono solo l'esito, diciamo, delle azioni, in cui Enrica Fiandra ha ricostruito sacchi chiusi in diversi modi, vasi chiusi in diversi modi, cesti, coperchi, ma anche porte. E tra le porte, la porta più classica che c'è anche in altri siti è quella con un picchetto nel muro intorno a cui si lega la corda e poi si mette la cretula, ma lei ha trovato anche una cosa per caso quasi, diciamo, però ecco, siamo lì, la creatività e la curiosità, no? Lei trovava un oggetto che chiamava l'oggetto misterioso, per anni anche per noi è stato l'oggetto misterioso, non si capiva che era perché c'era l'impronta del legno, un buco quadrato, un nastrino che usciva, non si capiva nulla. Alla fine lei ha trovato in un villaggio dell'Anatolia, lì vicino, una serratura di questo tipo che vedete qui nell'immagine in alto a destra, che è una vera e propria serratura lignea con la chiave che si infilava, si alzavano i denti e si liberava il chiavistello. Quindi c'è un sistema di chiusura, di sicurezza delle porte che viene sigillato. Quindi ci sono dei funzionari addetti al controllo dei magazzini e questa cosa senza scrittura, non scrivevano ancora. Quindi le cretule erano lo strumento di contabilità, cioè loro le conservavano, per questo ne troviamo così tante, non le buttavano, le tenevano da parte, poi alla fine di un periodo amministrativo che non sappiamo quanto lungo, le conteggiavano, cioè vedevano chi aveva fatto cosa e poi le buttavano in luogo, in una discarica controllata dentro il palazzo, come un archivio scartato, come quando noi tagliamo i documenti che vanno fuori uso, no? Il concetto è identico. E non scrivevano ancora. E su questa base abbiamo potuto ricostruire anche una gerarchia di funzionari in base a chi chiudeva le porte, quali porte, quante volte le chiudeva e così via. E tutto questo ruota, questo è uno dei sigilli, delle impressioni di sigillo più famose di Atlantepè, in cui c'è questa figura del cosiddetto capo, leader, su un carro a slitta, che in realtà è un tribulum. Se vedete sotto ci sono delle puntine che sono le selci, quindi sono slitte da trebbia. E anche sulle pitture parietali ci sono due bovini con un cocchiere e dietro non si capisce perché è rotta l'intonaco, ma insomma sembrerebbe un aratro. Quindi tutti elementi anche diciamo di espressione artistica e ideologica legate al ruolo del capo nell'agricoltura.
E le immagini, come vedete qui da questo confronto, sono molto diverse, quelle di Atlante Veda e quelle di Uruk. Non c'è il tempio, non ci sono scene sacre, c'è solo scene collegate con l'attività agricola. E in questo contesto, come ad Uruk lo vediamo dimostrato da quel sigillo, qui invece abbiamo proprio materialmente le armi e per la prima volta compare la spada, che era una cosa che insospettabile in questo periodo, parliamo del 3003 avanti Cristo. E anche con l'elsa decorata d'argento, eccetera. Cioè nascono quegli oggetti che sono anche ostentazione di potere fisico, insomma, no? Completamente diverso è il quadro in Anatolia occidentale, dove avevate visto quei villaggi agricoli con le famiglie nucleari, eccetera, eccetera. Lì continua quel modello. Certo, l'ambiente è un bel ambiente naturale in cui ognuno può gestire la sua attività indipendentemente, non ha bisogno di grandi irrigazioni o di grandi organizzazioni centrali. E continua, sì, nascono le élite, nascono ovviamente, ma secondo me non intervengono sull'economia di base in nessun modo, controllano alcune cose, per esempio lo scambio dei metalli, lo scambio con l'Egeo, quindi diciamo hanno un ruolo diverso, ma per esempio i templi non ci sono, qui c'è un santuario che è un santuario domestico, esattamente come era nel Neolitico. E ci sono le cittadelle fortificate, alla base delle quali ci sono le città, che però non sono città differenziate come quelle mesopotamiche, cioè non abbiamo i quartieri con le aree di attività specializzate, sono case tutte più o meno dello stesso tipo intorno al centro del potere, che è la cittadella fortificata. L'Egitto, devo correre, scusatemi, ancora un altro caso, non posso entrare qui, ma poi insomma se avete curiosità ne potremo chiacchierare. L'Egitto è un altro modello ancora, cioè l'Egitto in un contesto ambientale difficilissimo, perché solo la valle del Nilo nella valle del Nilo è praticabile l'agricoltura, il resto è deserto, quindi ci sono tante, nella preistoria dell'Egitto, nelle fasi predinastiche, ci sono tante piccole comunità sparpagliate, piccole, non possono esserci grandi agglomerati, che si separano con attività diverse anche stagionali, cioè vanno a cacciare l'uro in una certa zona, vanno a fare un'altra cosa in un'altra, eccetera. E la Valle del Nilo è l'unico posto dove si riuniscono per le attività agricole quando queste cominciano. Allora, in questo contesto anche la politica, la struttura politica della società è una struttura estremamente verticistica, cioè ci stanno dei capi, dei paramount chiefs, come si chiamano, cioè super capi, che controllano le varie tribù. Non c'è una società stratificata come l'abbiamo vista in Mesopotamia. E su quella base poi nasce, adesso non sto ovviamente a entrare nel merito, nasce il sistema che tutti conoscete del faraonico, poi delle fasi più tarde, in cui comunque c'è controllo dell'agricoltura con amministrazione copiata in parte dalla Mesopotamia nelle fasi antiche, poi elaborata a modo proprio, questi famosi modellini che mostrano gli scribi che annotano le entrate nel magazzino, e soprattutto le scene di forza, di potere, sin dalla tavoletta di Narmer, che è appunto nel passaggio tra protodinastico e le prime dinastie, vediamo scene di guerra, cioè il sovrano del sud che domina sul sovrano del nord, cioè l'aspetto diciamo guerriero e bellicistico, come anche il commercio a lunga distanza con la Nubia o con Levante, in quel contesto anche hanno un'importanza rilevante, che non avevano in Mesopotamia, cioè perlomeno non era così espresso, no? E infatti c'è la famosa unificazione dell'Egitto, già con Nakata III, che sarebbe appunto la fine del quarto millennio. E tutta la espressione del potere è diciamo affidata alla sfera funeraria. Le tombe, no? Che poi ci saranno le piramidi, eccetera, cioè tutto, perché non c'è nelle fasi antiche, poi nascono naturalmente, non c'è la città, non c'è la struttura urbana e socialmente articolata che c'era in Mesopotamia o in altre zone. E l'ultima cosa, quando nasce l'idea, come vi dicevo all'inizio, dell'appartenenza a un territorio, e perché nasce l'idea di confine? Come ho detto, nasce con lo Stato in realtà.
Allora, noi abbiamo nelle fasi fino alla prima metà del quarto millennio, abbiamo un mondo senza confini, cioè nel senso non ci sono confini territoriali definiti, e lo vediamo archeologicamente dalle cose che si muovono, dalle persone che si muovono in maniera non controllata, diciamo così, no? E appunto, a volte, quello che ho cercato poi di raccontare nel libro, che ci sono dei casi, come nel caso appunto della cultura cosiddetta di Alaf nel sesto millennio, in cui anche lì ci sono tanti piccoli nuclei che poi si correlano, e probabilmente c'è anche un sistema esogamico, perché c'è una diffusione di un certo tipo di ceramica, che probabilmente era prodotta dalle donne, anche se non lo sappiamo con certezza, dipinta, che diventa uguale dappertutto, no? Però poi le differenze si riconoscono, ma c'è una coperta, diciamo così, culturale, che unisce tutto, no? E quindi crea pace, cioè la possibilità di convivere a comunità diverse che avevano tante necessità diverse in questo territorio così ampio. E lo stesso poi per quanto riguarda la formazione della grande Mesopotamia, come ho detto, sono le società del sud che si espandono a nord, e si espandono, non è che conquistano, non è che c'è una migrazione, piccoli gruppi, questo sì, abbiamo la prova di piccoli gruppi che si muovono, ma poi quello che succede è che le comunità Alaf, che erano egalitarie, a un certo punto si trasformano e cominciamo a vedere le case tripartite, le case principali, i templi, cioè cominciamo ad avere l'assunzione di quel modello. Perché? Questa è una domanda che lascio a voi, cioè perché? Perché le società disuguali, quando incontrano delle società di uguali, prevalgono. In questo caso hanno prevalso, poi magari non è sempre così, speriamo. Però diverso è il caso invece che testimoniamo proprio ad Atlantepé, dell'interazione con i mondi vicini, che è un'interazione molto meno integrata, cioè in certi periodi, nella fase del palazzo, sì, perché il palazzo controllava tutto, quindi controllava anche i pastori anatolici che arrivavano al palazzo, quindi abbiamo ceramiche di vario tipo che convivono nel palazzo, quindi ceramiche di ispirazione mesopotamica, ceramiche locali e ceramiche, quelle che vedete in alto, nere, fatte a mano, che sono invece di proprio tutta un'altra tradizione, che sono legate al mondo anatolico. Quindi gente che arrivava, interagiva, portava cose, scambiava, non lo sappiamo, però c'è diciamo un'interazione relativamente pacifica, ma non, secondo me, una vera integrazione, come è avvenuta nel mondo mesopotamico, come è avvenuta nella cultura Alaf. Cioè sono altri con cui si interagisce pacificamente, ma rimangono altri. E infatti quando il palazzo crolla, e probabilmente crolla anche a causa, io credo, non lo posso dimostrare, ma credo anche a causa di queste persone, cioè di queste componenti straniere, diciamo così, che frequentavano il palazzo, finisce tutto, il palazzo viene distrutto da un incendio, mai più ricostruito, e sulle rovine del palazzo si insediano dei pastori con le capanne di legno e con la ceramica solamente nera fatta a mano. Quindi è un altro gruppo che arriva e si piazza sulle rovine di chi probabilmente aveva contribuito a distruggere. Quindi c'è l'alternanza, no, che non è certamente pacifica, tant'è che poi alla fine di questo periodo noi abbiamo quella che è stata considerata la cosiddetta tomba reale, in realtà non è un re, insomma non lo sappiamo, però un capo, sicuramente una figura importante, perché sepolta con ben 75 oggetti di metallo, rame, argento, oro, armi, prevalgono le armi e anche gioielli, e sulla tomba sono stati sacrificati 4 individui. Quindi c'è un'azione violenta, che poi siano da parte di chi non lo sappiamo, però è un momento di conflitti. Quindi la non integrazione ha prodotto conflitti, distruzione del sistema, cambiamenti spesso complicati, no? Questo un po' è la rappresentazione di questi due mondi che convivono nella tomba, perché nella tomba ci sono sia i vasi di ispirazione mesopotamica che quelli anatolici. Quindi poi concludo, che lezioni possiamo trarre per il presente? Ovviamente sono tante, io soltanto, diciamo, richiamo alcuni punti, cioè uno, vabbè, il discorso sulla famiglia, che l'abbiamo già fatto,
L'altro è sul rapporto tra, all'interno delle società, quando c'è competizione prevalente e quando c'è cooperazione prevalente. Gli esiti sono diversi. La competizione porta a tensioni, a conflitti, magari risolti quando c'è un'autorità molto forte che li domina, ma una situazione più conflittuale. La cooperazione invece porta alla capacità di adattarsi anche al territorio e a se stessi, diciamo, no? Quindi produce effetti diversi. Un altro punto è l'uso dell'ideologia, la famosa propaganda, no? Come, che c'era ovviamente attraverso strumenti diversi da quelli che abbiamo oggi, ma comunque c'era. E quindi in che modo la religione, il rapporto tra religione e potere, su questo anche si può riflettere. E poi di nuovo i confini. E quindi su queste questioni, diciamo, che richiamano l'idea anche del fatto che le migrazioni di popolazione ci sono sempre state, anche in maniera consistente, non sono un fenomeno nuovo, non lo sono. Il problema è come si affrontano, e in base a come si affrontano poi i risultati sono diversi. Grazie.